Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La Russia è rimasta nei suoi confini. L'attuale crisi in Ucraina è una cosa diversa, non è collegata all'allargamento della NATO che è andata avanti da anni, da decenni. No, no, solo così. È rimasta nei confini, lo può dire al Muppet Show, perché voglio dire, l'invasione della Crimea, l'invasione dell'Ucraina, i confini sì, quelli dello zar però probabilmente, quelli della Russia imperiale, quelli erano i confini. Prego, non sentiamo la collega di Sputnik, prego. Cioè, i confini non è che li potete disegnare voi e dice fino là è tutta roba mia, ci posso andare. Diciamo, per tradurlo dalla geopolitica. Capotavola è dove sono io, prego. Che dobbiamo fare? Have you ever been to Crimea? Mai stato in Crimea. Beh, no, prima dell'invasione, no, ma anche dopo. Continuiamo a parlare delle stesse questioni, ma per anni, come giornalista che ha lavorato nella sfera dei media occidentali, posso dirvi che sono cresciuta in Crimea, sono cresciuta tra le persone che non hanno mai capito perché si trovassero in Ucraina. Allora, i confini internazionali non vengono, perdonatemi, che ora vorrei sentire il professor Mattei, non vengono definiti dall'empatia che una persona con un posto, cioè non è che se io mi sento a casa mia in Crimea la posso invadere. Professor Mattei,